Melpignano si colloca nella parte mediana della provincia di Lecce ed è uno dei comuni che formano l'isola linguistica ellenofona chiamata Grecia Salentina. Divenuta celebre negli ultimi anni grazie al concertone della Notte della Taranta, Melpignano rientra nel club dei borghi autentici d'Italia e nell'associazione Comuni Virtuosi. Le bellezze genuine del centro storico e dei monumenti artistici, uniti alla vivacità culturale e all'ospitalità della comunità melpignanese, attraggono ogni anno migliaia di visitatori. L'economia agricola che per secoli ha animato la società di Melpignano è ancora evidente nei vasti fondi a oliveto. Le colture si fondono sinergicamente con le architetture rurali, in forme riconducibili alla civiltà contadina, come i muretti a secco e le pagliare. In questi spazi immersi nel verde è possibile ancora oggi ammirare importanti strutture legate all'antica società agricola. Esemplare è la masseria San Loi, ovvero Sant'Eligio, risalente al 1576. Sulla facciata sono ancora evidenti i segni tipici delle fortificazioni difensive, come la caratteristica caditoia posizionata in cima all'apertura principale. Nei pressi dell'edificio si erge ancora la torre Colombaia, utilizzata in passato per l'approvvigionamento delle carni e la raccolta del guano, prezioso fertilizzante naturale. Le campagne ospitano numerose cave di pietra, distribuite in direzione del comune di Curzi. In gergo sono chiamate tagliate e da secoli sono utilizzate per l'estrazione del lecciso, materia prima delle più importanti architetture e sculture salentine. La pietra leccese è di origine calcarea ed appartiene al periodo del Miocene, quando il Salento, milioni di anni fa, era in parte sommerso dalle acque. È la semplicità di lavorazione di questa pietra che ha permesso la fioritura del barocco leccese nel territorio salentino. Non a caso il lecciso è il protagonista del centro antico di Melpignano, messo in risalto dalle raffinate ed eleganti scolpiture barocche. Lo stretto rapporto tra arte e territorio traspare nelle preziose architetture, le quali si aprono al visitatore in un ampio ventaglio variegato di edifici di stili ed epoche differenti. Sintesi delle architetture dei secoli XVI e XVIII è Palazzo Treglia, caratterizzato dallo spazioso arco decorato con palmette e fiori e dall'annesso oratorio di San Michele, dove si conserva una pregiata statua del santo titolare. Rococò è il portale di Palazzo Veris, scolpito nel Settecento con nobile eleganza, attribuibile alla raffinata mano dello scalpellino alessanese Emanuele Orfano. Passeggiando per il centro storico si può notare la cura e l'attenzione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. È un continuo immergersi nel mare della storia e della tradizione, in un profondo respiro in cui è forte il richiamo al retaggio greco. Avvicinandosi a Piazza San Giorgio, si staglia un complesso di fabbricati rinascimentali, decorati con sobria eleganza e perizia. Probabilmente in antichità i locali fungevano da botteghe. La piazza, posizionata sul lato periferico del centro storico, per secoli è stata il cuore pulsante dell'economia locale. A fare da cornice sono i caratteristici portici perimetrali, esempio di architettura mercantile cinquecentesca, rinnovata con diversi interventi di ristrutturazione nel corso dei secoli.
La costruzione fu promossa dall'umanista melpignanese Monsignor Niccolò Maiorano, allo scopo di ospitare e organizzare le attività dei mercanti che animavano l'economia del paese. In passato i commercianti provenivano da tutta la penisola, in particolar modo da Napoli, Bari e Lecce, caratterizzando la piazza per la vendita di tessuti di vario genere, dalla seta alla lana. A dominare lo scenario architettonico è la facciata della chiesa matrice, dedicata a San Giorgio, e innalzata nella prima metà del 400. L'edificio ha subito nel corso dei secoli numerose modifiche e variazioni. Rappresenta una sintesi di stili artistici differenti che spaziano dal Rinascimento sino alla fine del Settecento. Il Santo Cavaliere troneggia al centro della lunetta del portale cinquecentesco, intento a colpire il drago, simbolo del male. L'interno dell'edificio si apre con l'aula scandita dalle tre navate e dagli altari laterali. Nelle decorazioni si possono facilmente notare i vari rifacimenti effettuati nel Settecento. A fianco alla parrocchiale sorge la deliziosa chiesetta dell'Assunta, anticamente dedicata ai santi Rocco e Sebastiano. La cappella è ornata dal grazioso portale, scolpitura attribuibile al maestro alessanese Placido Buffelli. Come per la maggior parte delle antiche strutture difensive feudali, il palazzo marchesale di Melpignano è frutto di una riqualificazione architettonica avvenuta nel 600, che ha portato alla trasformazione della fortezza in palazzo nobiliare. A promuovere la costruzione del nuovo edificio di rappresentanza è il feudatario Giorgio Castriota, così come recita l'iscrizione posta sulla fascia in cima alla facciata. Gli ambienti superiori dell'edificio erano destinati all'uso personale del feudatario, mentre nei piani inferiori aveva sede la corte baronale, per l'amministrazione e l'esecuzione del potere giuridico. Dell'antico maniero rimane il fossato e la possente cortina difensiva meridionale, scandita nel suo assetto dalle torri e dal camminamento di guardia. All'interno del palazzo marchesale si può godere del grazioso giardino all'italiana, valorizzato dalla presenza di un pergolato e da elementi architettonici gentilizi che offrono al visitatore un piacevole spettacolo. Il bene fu acquistato dal comune di Melpignano nella metà degli anni 90. Attualmente è oggetto di un intervento di restauro conservativo, allo scopo di rendere funzionali il palazzo e il giardino. L'accoglienza e i servizi di informazione sono organizzati presso la Casa del Turista, collocata in via Roma, nel cuore del paese. In passato l'edificio ha svolto la funzione di magazzino adibito alle attività di raccolta e trasformazione dei tabacchi. La Casa del Turista offre ai visitatori la possibilità di entrare nel vivo del patrimonio culturale della comunità di Melpignano, per prenotare ad esempio una visita guidata nel borgo o per raccogliere informazioni e curiosità sul territorio.
L'ambiente è confortevole e al suo interno sono ospitate diverse attività culturali come laboratori e conferenze. Inoltre, nell'ampio salone si può ammirare da vicino l'antico orologio civico, recentemente restaurato e offerto alla fruizione pubblica. La testimonianza dell'antica presenza dell'uomo nel territorio di Melpignano è segnata dai monumenti megalitici, distribuiti tra la campagna e l'abitato comunale. Posizionato nei pressi della zona industriale, il menhir Calamauri ha un'altezza di 3,70 m, mentre la sua base misura in larghezza 50 cm. Sulla sua superficie si riscontravano diverse incisioni cruciformi. Il menhir Lama è situato nell'abitato, posizionato nella piazzetta Asilo, nei pressi della cappella cinquecentesca dedicata a Sant'Antonio Abate. Misura 4,20 m, con una base larga 30 cm. Il fondo Minonna ha dato il nome all'omonimo menhir, situato nella periferia del paese. La sua altezza è di 2,80 m e la base è larga 50 cm. La masseria Scineo di Tamburino ospita l'omonimo menhir melpignanese. La sua altezza attuale è di 1,90 m, con una base larga 50 cm. Nel Parco delle Rimembranze sorge un antico monolite reimpiegato in passato come colonna decorativa e conosciuto come menhir Rosanna. In cima è situato un capitello decorativo sormontato da una croce, mentre sul basamento è scolpito lo stemma civico dell'Universitas Melpignanese, un albero di pino piantato su un favo di miele. Quello di Melpignano è un patrimonio culturale variegato che rende estremamente interessante il paesaggio, già caratterizzato dalle tipiche architetture rurali frutto del lavoro millenario della civiltà contadina. Posizionata nei pressi del cimitero di Melpignano, la piccola chiesa di Santa Maria Maddalena venne edificata nel 1661 sui resti di un precedente edificio sacro. Il culto di Maria Maddalena si consolida nel paese intorno al 1656, quando la popolazione si affida alla protezione della santa in occasione dell'epidemia di peste che colpì l'intero regno di Napoli. Infatti, sulla macchina dell'altare maggiore si conservano le statue dei santi Lazzaro e Oronzo, invocati dai fedeli per la protezione delle malattie epidemiche come la peste. Ancora oggi l'edificio conserva la sua grazia, testimonianza della devozione religiosa dei melpignanesi per la santa penitente. Insieme all'annessa chiesa del Carmine, il convento degli Agostiniani è tra i monumenti più rappresentativi dell'arte e dell'architettura salentina del Seicento. La costruzione sorge fuori dalle antiche mura, in prossimità dell'abitato. La sua realizzazione risale al 1638, a firma del celebre capomastro Francesco Manuli di Corigliano d'Otranto. Magnifiche sono le scolpiture della facciata della chiesa del Carmine, indice della bravura dello scalpellino leccese Giuseppe Zimbalo, detto lo Zingarello. È un fondersi di armonie geometriche e floreali, scosse e movimentate da un intenso dinamismo barocco.
Il complesso conventuale per secoli è stato animato dalla comunità dei padri agostiniani, affermatasi a Melpignano già dal 500. La casa conventuale fu una delle più importanti della Puglia e fu attiva nell'educazione dei giovani e nel processo di latinizzazione e romanizzazione del culto religioso. Soppresso nel 1809, con l'applicazione delle leggi napoleoniche, il convento fu destinato alla pubblica fruizione. Oggetto di un consistente restauro conservativo, recentemente il complesso architettonico è ritornato a fiorire in una nuova cornice culturale. Lo spiazzo antistante al convento ogni estate fa da scenario al concertone della Notte della Taranta, la kermesse salentina più famosa.